E oggi sono qua per fare un video che veramente volevo fare da tantissimo tempo e non vedo l'ora di parlarvene finalmente. E oggi sono qua per parlare del mio metodo di studio. Ciao amici, benvenuti e bentornati in questo nuovo video YouTube! Allora, oggi sono super contenta di portarvi questo video, soprattutto perché era un video richiestissimo, me l'avete veramente richiesto in tantissimi, sia qua che su TikTok, perché sì, per chi non lo sapesse, ho anche un profilo TikTok, quindi andate a seguire, vi lascio tutti i profili con i link in descrizione, così ci potete arrivare subito. E oggi sono qua per fare un video che veramente volevo fare da tantissimo tempo e non vedo l'ora di parlarvene e finalmente appunto registrarlo. E oggi sono qua per parlare del mio metodo di studio. Allora, per quanto riguarda la storia del mio metodo di studio, diciamo che io non ho mai avuto delle regole fisse, cioè molto spesso in base al mio mood cambiavo un po' il metodo. Mi sono stabilizzata verso la seconda media quando finalmente ho capito che cosa era meglio per me e sono andata anche ad escludere quelli che erano i metodi che secondo me non funzionavano. Il mio metodo di studio potrebbe sembrare un po' classico, però è molto molto funzionale e ha anche delle cose, delle caratteristiche che lo rendono tanto tanto moderno e soprattutto adatto a molti di voi che mi guardano, molto probabilmente. Io qua ho un po' tutta la lista di argomenti di cui parlarvi oggi e fidatevi che sono un po' di cosine, però penso che vi serviranno veramente molto 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 a cambiare il vostro metodo di studio, almeno amplificarlo e avere dei migliori voti a scuola. Io con questo metodo riesco a studiare 3-4 ore al giorno, che non sono troppe, avere degli alti risultati, degli ottimi voti e dedicarmi però allo stesso tempo a tutto quello che c'è fuori la scuola. Ah, iniziamo! Allora, prima di tutto voglio parlarvi di che liceo faccio, perché effettivamente ancora non l'ho detto. Allora, io frequento il secondo anno di liceo delle scienze umane e nonostante io sia 2009 ho anticipato, quindi ho fatto la primina ed è per questo che mi trovo in secondo. Vi devo dire, molti dicono no, le scienze umane è un liceo in cui non si studia, in cui si studia poco, e invece no, perché se volete studiare vi assicuro che ce n'è e ce n'è anche abbastanza. Però allo stesso tempo, se magari ci sono delle volte in cui potrei ripetere 100.000 volte e delle volte magari in cui non ho voglia, cerco sempre di trovare il giusto bilancio, il giusto diciamo quantitativo di ore di studio da dedicare proprio ai compiti, la ripetizione eccetera eccetera. Mi rendo conto che già dopo il martedì la voglia di studiare è praticamente andata e il riposo del weekend non è servito praticamente a nulla. Però vi dico, io molto spesso dopo scuola mi sento stanca e le cose che faccio sono due. Se ho pochi compiti dormo o comunque mi riposo una mezz'oretta, un'oretta, oppure mi prendo un caffè. Perché effettivamente se ho tante cose da ripetere, tanti compiti, non ce la faccio a dormire a livello di tempi, di tempistiche, a meno che non voglio andare a dormire alle 2 di notte. Sì, preferisco rimanere sveglia e in realtà la parte in cui non mi va di studiare è soltanto un po' la piocco dopo pranzo, che è il momento in cui sono più stanca durante l'intera giornata, poi verso le 4 già sono un po' più sveglia, un po' più attiva. La prima cosa che io proprio considero alla base del mio metodo è l'organizzazione. Se io sono organizzata, so quali, quante verifiche devo fare, interrogazioni orali all'interno della settimana, sono molto più rilassata mentalmente e la mia mente già sa che il giorno X devo avere questa interrogazione, questa verifica eccetera eccetera, senza poi arrivare il giorno prima per il giorno dopo che mi ritrovo una verifica per cui prepararmi, un'interrogazione per cui studiare, quindi assolutamente quello sì, secondo me è la prima cosa. Io ho da una parte la mia agendina, quindi sì, mi raccomando, organizzatevi, non serve obbligatoriamente comprare un bullet, un'agenda per essere organizzati, ma vi basterà prendere anche un post-it, un foglio e scrivervi tutte le cose che dovete fare in quella giornata. Io solitamente la faccio dopo pranzo, quindi riguarda il pomeriggio e la sera. Altra cosa molto importante che c'è dopo, diciamo, l'organizzazione è il prendere appunti in classe. Non avete idea di quanto sia importante? Vi assicuro che è totalmente vero. Cioè, se in classe capite già di cosa parla l'argomento, di cosa parla la lezione, quindi vi fate un po' un'idea di tutto quello che è quello che dovete studiare, siete molto più preparati mentalmente quando poi andrete a rileggere quelle cose che voi avete già ascoltato, le diciamo ricorderete, farete un collegamento mentale e la vostra mente appunto se le ricorderà per l'interrogazione stessa. Una cosa importante di essere attenti in classe è in primis prendere appunti, quindi mi raccomando scrivete quelle che sono le cose che le professoresse e i professori dicono, perché molto spesso, so che magari può non sembrare, però vi assicuro che i professori durante le loro spiegazioni dicono quelle che sono le cose che vogliono sapere all'interrogazione per forza, e poi magari se ci aggiungete anche
lo studio che fate dal libro, sapete più cose. Poi, prendendo appunti e seguendo la lezione, vi renderete anche conto di quelle che sono le cose che non capite e quindi potrete fare domande. Altra cosa molto importante: fare domande fa sia vedere al professore che siete attenti alla lezione e poi darvi molte spiegazioni, eccetera, eccetera. Una cosa importante, raga, secondo me è proprio alla base del metodo di studio di ogni persona, è l'essere curiosi, perché se volete avere dei voti alti dovete capire quello che dite, e molto spesso capita che magari dei argomenti non vengono afferrati completamente e ciò può essere fatto soltanto tramite la ricerca. Per fortuna ad oggi abbiamo Google e tante fonti appunto di informazioni, abbiamo la possibilità di capirci diciamo qualcosa in più. Poi, per quanto riguarda il metodo di studio, quando proprio io mi siedo sulla scrivania e dico ok, cosa devo studiare, questo parte dalla sottolineatura, quindi dopo essere organizzata c'è proprio lo studio stesso, e questo studio inizia proprio con la sottolineatura. Io apro il libro, prendo le pagine che devo studiare e inizio a sottolineare gli argomenti principali, quindi li leggo, magari li leggo paragrafo per paragrafo, non leggo prima tutto il testo e poi sottolineo, leggo paragrafo, sottolineo, e già con la lettura e la sottolineatura capirete un po' di cosine. Quindi secondo me è importantissimo, e in particolare per quanto riguarda il mio metodo per sottolineare, possiamo dire che 1. Attribuisco un colore ad ogni materia. Per me latino è questo qua, tipo glicine. Poi c'è inglese gialla, scienze verde. Diciamo che sono tantissimi colori, e quindi se qualche brand di cancelleria che sta guardando questo video mi volete inviare qualche prodotto, non fate mai male, io amo la cancelleria. E poi, altra cosa importante, oltre a appunto attribuire un colore ad ogni materia, è captare gli elementi principali. Cioè, io vedo veramente gente che prende l'evidenziatore e sottolinea tutto il libro. Ma adesso che tu hai sottolineato tutto il libro, cosa hai capito? Cioè, non penso che una persona sottolineando tutto il libro si possa studiare e ricordare tutto parola per parola che c'è all'interno del libro stesso, perché in parte significherebbe anche studiare a memoria. Prendendo le informazioni principali, arriviamo a quello che è il secondo step per il mio, diciamo, studio qua a casa, ovvero praticamente il riassunto. Ammetto che in parte, se non faccio riassunti schemi, qualsiasi cosa per, diciamo, riorganizzare in modo scritto le informazioni, faccio un po' di confusione, cioè non mi rimangono particolarmente chiari i concetti. Questa organizzazione appunto degli argomenti eccetera eccetera può essere fatta da una parte con riassunti e dall'altra con schemi e mappe concettuali. Allora, io mi trovo meglio a fare i riassunti, però li faccio in digitale. Ho la fortuna di avere un iPad, che è praticamente lo strumento che mi porto tutti i giorni a scuola, che mi permette di riorganizzare effettivamente tutte le lezioni dei professori attraverso schemi, riassunti e quant'altro. Se io non avessi l'iPad, probabilmente non farei riassunti, perché in digitale magari con la funzione vocale ci metti molto meno tempo, però se dovessi fare tutti i riassunti scritti ci metterei probabilmente il doppio del tempo, e questo doppio del tempo tante volte mi porta via magari dello spazio per me stessa, eccetera eccetera. Quindi in questo caso, visto che ho il digitale, faccio i riassunti, però appunto per chi non ha il digitale vi consiglio di fare schemi o mappe concettuali. Ok, passiamo avanti, devo dire che sono abbastanza logorroica, e andiamo invece alla ripetizione. Avendo sottolineato e riassunto, schematizzato quello che volete, bisogna ripetere. Allora, la ripetizione per me è una parte fondamentale, però vi dico, non ripetete una, due volte, chiudete il libro e avete imparato la lezione, perché quella potrebbe essere considerata come ripetizione a memoria. Effettivamente, se voi ripetete dopo aver letto quello che c'è scritto sul libro, è come se voi avesse praticamente copiato tra virgolette tutte le informazioni scritte appunto. Quindi la prima cosa che vi consiglio di fare è ripetete, e poi fermatevi un attimo, magari, che ne so, prendetevi una pausa, andatevi a fare una passeggiata col cane, andate a fare un po' di shopping online, queste cose qua, e poi ripetete un'altra volta, però stavolta senza aprire il libro, per capire se effettivamente vi ricordate quello che avete detto prima. La ripetizione secondo me non va fatta solo una volta, due, tre, va fatta tante volte fino a quando non ci si sente effettivamente sicuri. Io posso ripetere anche 10 volte uno stesso paragrafo, però lo devo sapere, non lo devo sapere a memoria, anzi devo conoscere i concetti, e per conoscere i concetti, ripetendo 10 volte quello stesso argomento, dovrò andare a cambiare le parole. L'importante è ripetere ogni volta lo stesso argomento con parole diverse. Spero di essermi spiegata, non lo so, però penso mi abbiate capita più o meno. Quando ripetete, guardatevi, cioè proprio capite quello che dite e come vi esprimete. Poi, altra cosa importante, se avete un'interrogazione, una verifica, l'ultima ripetizione in assoluto che fate, fatela davanti a una persona, che può essere magari un genitore o una sorella, un fratello, ma anche un'amica. Su TikTok c'è stato un periodo, soprattutto l'anno scorso, in cui, diciamo, spopolato questo trend, tra virgolette, se lo vogliamo chiamare così,
ovvero quella della tecnica del pomodoro. La tecnica del pomodoro io la utilizzo circa dalla terza media, quindi neanche da troppo, da 2-3 anni, e mi ci trovo benissimo, perché allora, per chi non sapesse che cos'è la tecnica del pomodoro, è una tecnica secondo la quale bisogna tra virgolette, avete la possibilità di studiare seguendo un timer che va praticamente per un tempo di 25 minuti e poi finiti quei 25 minuti potete riposarvi per 5, formando così una prima mezz'ora totale di studio. Cioè lo ripetete fino a quando non avete finito di studiare, quindi ad esempio se studiate per queste 5 mezz'ore che vengono definiti come 5 pomodori, avrete fatto in questo caso 2 ore e mezza di studio. Poi è una cosa molto soggettiva, infatti ci sono persone che questo timer lo basano sui 50-10, sui 45-15, molte pagine YouTube esistono che portano proprio questo tipo di contenuti e volevo portarlo anch'io, uno study with me così con la musica, con questo timer eccetera eccetera. Un'altra cosa che mi chiedete molto spesso sono le applicazioni che utilizzo per il mio iPad, perché come vi ho detto io praticamente studio con l'iPad, però lo utilizzo principalmente per i riassunti. Allora, per i riassunti utilizzo Colanote, non conviene comprarsi un'app di 10 euro per fare degli schemi, però oltre a quell'applicazione ho magari Fonto per fare i titoli per i miei schemi, Mindomo per le mappe concettuali, per sì, fondamentalmente anche sapere gli schemi, perché la uso proprio per creare quelle mappe che poi trasferisco praticamente su quella notte. Flip Clock, che è quella dell'orologio, e poi ho i libri digitali come ad esempio Mavi Smart, che utilizzo per i libri di matematica, diciamo che ne ho diverse, però sì, fondamentalmente sono queste 4 che vi ho appunto appena nominato. Ultima cosa che vi dico per quanto riguarda il mio metodo di studio, utilissima per prendere voti alti, che mi sta aiutando molto in questo periodo, è NoUnity. Non è una collaborazione, non è una sponsorizzazione, però NoUnity mi sta piacendo veramente tanto. Vado a cercare, quando ho finito di studiare un determinato argomento, quello che hanno scritto e realizzato gli altri sempre riguardo quella specifica materia, macro argomento eccetera eccetera. Quindi, e leggete delle cose che magari nei vostri riassunti non ci sono, molto spesso mi capita di ricordarmi proprio durante le interrogazioni e accennare quindi le cose che io ho visto magari dagli schemi di altre persone. Io non ci credo, però questo video è finito, ci ho messo mezz'ora a registrarlo, letteralmente mezz'ora, che non è neanche troppo per parlare di un metodo di studio, però è stato molto molto pieno, mi sento un attimo sconvolta. Per chi non lo sapesse, il mio percorso di social nasce proprio da un profilo di studio che io avevo in seconda media, poi me l'hanno bloccato, vabbè, una serie di cose, e ancora ad oggi sul mio profilo TikTok e qui su YouTube continuo a portare contenuti di studio, di cancelleria, eccetera, eccetera. E vi mando un mega bacio! Grazie a tutti per il sostegno che mi state dando. Vi voglio bene! Mega bacio! Ciao!